Nell'agosto del 1977, un enorme telescopio registra quella che potrebbe essere la più importante trasmissione radio della storia. È forse la prima prova di un contatto con gli alieni? Una cosa da non credere. Nel 1977, Jerry Heyman è un professore universitario con un hobby singolare: andare a caccia di vita aliena. Ero volontario presso il radio osservatorio della Ohio State University. Il compito di Jerry consiste nello studio dei dati provenienti da un gigantesco telescopio chiamato Big Ear. Fungendo da gigantesca antenna radio, il telescopio spera di ricevere un messaggio dallo spazio esterno. Ma trovare un ago in un pagliaio cosmico non è facile. Per mesi ho guardato le stampe, ma senza mai vedere nulla di significativo. Dopo anni di silenzio, alle 22:16 del 15 agosto 1977, il Big Ear si mette improvvisamente in azione. Per i 72 secondi successivi, stampa un messaggio che potrebbe cambiare il mondo. Ho guardato la stampa che è uscita dal computer e dopo due o tre pagine ho visto il segnale. Era così strano. Solitamente le stampe del Big Ear contengono degli uno e dei due, a rappresentazione dei deboli segnali dello spazio vuoto e senza vita. Ma quello che vede Jerry può essere descritto come qualcosa di strano. Ho letto 6EQUJ5, una sequenza di lettere e numeri che rappresenta un segnale in crescita, che ha raggiunto un picco e poi è scomparso. Ho chiamato il direttore del radio osservatorio. Abbiamo deciso di controllare le fonti note di onde radio, pianeti, satelliti, tutto ciò che ci veniva in mente. Non combaciava nulla, neanche una cosa. Così ho cerchiato la sequenza e scritto la parola wow. Dato che non riuscivamo a identificarla con nient'altro, abbiamo iniziato a chiamarlo segnale wow. Il dottor David Grispoon è un astrobiologo. Crede che il segnale wow rappresenti una svolta. Sono praticamente certo che il segnale wow sia una comunicazione proveniente da un'intelligenza extraterrestre. E.T. ci ha davvero chiamati? E cosa c'è nel segnale wow che rende così sicuro Grispoon? È un segnale radio a banda stretta, il che significa che tutta l'energia è contenuta in un'unica piccola frequenza radio. Non si disperde, il segnale segue un'unica direzione, non c'è altra spiegazione. Le onde radio naturali attraversano lo spazio in un'ampia gamma di frequenze. I segnali a banda stretta sono concentrati in un canale, che fa percorrere loro grandi distanze. Ma se il segnale wow è davvero un messaggio proveniente da una civiltà aliena più avanzata, dove si trova? Sappiamo da che direzione è provenuto, ovvero da un punto del cielo sito nella costellazione del Sagittario. Il Sagittario è una costellazione visibile dalla Terra nelle serate estive. Se Grispoon ha ragione, potrebbe significare che il segnale wow non è venuto da molto lontano, ma dalla nostra stessa galassia. Stiamo scoprendo molti pianeti. Possiamo affermare che ce ne sono miliardi nella galassia e probabilmente su molti di essi c'è vita. Ma c'è ancora un altro mistero che riguarda questo incredibile evento. Se una razza aliena ci ha inviato un raggio radio, lo ha fatto una volta sola. Speriamo che il segnale si ripeta e abbiamo studiato in maniera più approfondita quell'angolo di cielo, ma finora senza risultati. L'astronomo Dan Vertimer ha analizzato il segnale wow e pensa di avere la risposta.
È un segnale interessante e sono fiero di ciò che hanno fatto quei ragazzi. Erano gli anni 70, sono stati dei pionieri, ma non credo che abbiano trovato E.T. Ma se Jerry Heyman non ha trovato la prova della vita extraterrestre, che cosa ha trovato esattamente? Il radiotelescopio è uno strumento molto sensibile, perciò qualunque cosa passi nel raggio del telescopio può essere rilevato. Purtroppo però è sensibile anche ai segnali che possono arrivare dalle vicinanze. L'inquinamento radio è causato da telefoni cellulari, trasmettitori televisivi, radar e aeroplani. Ogni secondo la tecnologia umana produce miliardi di onde radio. Su un radiotelescopio, la maggior parte di esse è classificata come energia occasionale, ma il segnale Wow fu un segnale concentrato lungo 72 secondi. Qualcosa creato dall'uomo può aver prodotto un segnale simile? La risposta è sì. Questo genere di segnale può provenire da un satellite che passa sull'antenna parabolica. Più si avvicina all'antenna, più diventa forte. Quando gli sta proprio sopra è molto forte, poi quando si riallontana diventa più debole. Abbiamo centinaia di cose simili al segnale Wow, ma non sono E.T. Jerry Heyman ha forse scambiato un satellite per un messaggio dagli alieni? È una spiegazione plausibile, ma c'è solo un problema. Abbiamo indagato e riscontrato che non c'erano satelliti in zona al momento della nostra osservazione. Potrebbero aver tralasciato qualcosa? Forse si trattava di un satellite militare segreto? Un satellite più vicino alla superficie terrestre si sarebbe spostato così rapidamente che il rilevamento non sarebbe stato possibile. Allora, se non è un satellite e neanche un messaggio alieno, che cos'altro potrebbe produrre un segnale che ci ha fatto esclamare «Wow»? Caleb Scharf è un astronomo che scruta le regioni dello spazio più profondo. Ha visto cose che gli fanno credere che il segnale «Wow» non è stato prodotto né dagli alieni né dagli umani. Nell'universo avvengono molte cose bizzarre. Può sembrare sereno quando lo si osserva in una notte tranquilla, ma la verità è che si verificano fenomeni esplosivi, violenti e mutevoli. E a volte noi vediamo quell'energia sotto forma di emissioni radio o raffiche di raggi X. Le stranezze a cui si riferisce Caleb sono fenomeni come le stelle di neutroni, i resti dei nuclei di quelle che una volta erano grandi stelle. O le supernova, esplosioni stellari che costituiscono lo stadio finale dell'evoluzione delle stelle massicce. Ma tra le cose più strane ci sono i buchi neri. Pensiamo che i buchi neri si formino quando una stella molto grande consuma tutto il suo combustibile e non può più opporsi alla forza di gravità. Si disintegra per il suo stesso peso. La verità è che quando qualcosa accade in un buco nero e viene sbriciolato dall'intenso campo gravitazionale, rilascia energia che torna nell'universo. Tale energia può avere la forma di raggi X, luce o onde radio. È come se dopo che il buco nero mangia fa un rutto che si sente in tutto l'universo. Il segnale Wow può essere stato generato da qualcosa di così strano che la scienza non ha ancora scoperto. Potrebbe essere la spiegazione migliore, ma molti credono che questo mistero non possa essere risolto così facilmente. Potrebbero esserci dei fenomeni naturali che non conosciamo. Del resto abbiamo provato a spiegarlo con i fenomeni naturali che conosciamo, ma non combacia nulla. Nessuno ha quelle caratteristiche. Se il segnale Wow non è stato qualcosa di naturale, che cosa è stato? Abbiamo soltanto avuto fortuna e intercettato una conversazione aliena? Se così fosse, la domanda nasce spontanea. Cosa stavano dicendo? Secondo me era una comunicazione tra due navicelle che casualmente abbiamo intercettato e ascoltato di nascosto per qualche attimo, perché prima c'era e poi non c'era più.
È una caccia a qualcosa che è ancora là fuori. Il segnale wow si trova a chissà quanti anni luce dalla Terra e ancora viaggia nello spazio. È come se fosse un segnale che dice: questa ricerca non è del tutto infruttuosa. Continuate a cercare. Alla fine il mistero resta. Il segnale wow era solo una trasmissione radio proveniente dalla Terra? Era il routino di un buco nero? O magari è stata la prima vera prova dell'esistenza di vita aliena? Qualunque sia la verità, sicuramente è una cosa da non credere.